Prima di cominciare il video vi ricordo che questo è l'ultimissimo giorno per approfittare dello sconto Black Friday del 30% su tutti i miei corsi GasTube. Quindi se siete interessati c'è il link qui sotto, cliccate, andate sul mio sito e ricevete lo sconto del 30% appunto. Questo è lo sconto più grande dell'anno. Adesso possiamo andare col video. Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su GasTube Drums. Nuova reaction oggi, quindi andiamo a vedere i vostri video mandati a me per essere giudicati ovviamente amichevolmente come al solito. Vi ricordo, numero uno, di iscrivervi al canale, se vi va così mi date una mano, se non siete ancora iscritti ovviamente ci mettete un attimo, non costa nulla e quindi iscrivetevi al canale così almeno diciamo a crescere sempre di più e posso portare contenuti sempre più di qualità. Qui sotto in descrizione trovate due cose: il sito GasTube, il mio sito in cui ci sono tutti quanti i corsi in cui spiego quindi tutta questione didattica eccetera. Se siete interessati c'è qui sotto. Qui sotto c'è anche il link che vi riporta la cartella dove inserire i vostri video. Se volete mandarmi video, prendete il vostro cellulare, lo mettete così in orizzontale, fate il video della vostra batteria, di tutti, mi spiegate tutto quello che avete, tutto quello che usate, pelli, piatti, rullanti, batterie, modelli eccetera. Se ne avete più di una, spiegatemi anche quali sono tutte le batterie che avete. E dopo aver fatto il video, cliccato sul mouse qualcosa, vabbè, dopo aver fatto il video lo caricate nella cartella che c'è cliccando sul link qui sotto. Quindi vi ho detto tutto, direi che possiamo partire con il primo di voi, ma prima sigla. Partiamo con Gabriele R. da Verona, che diciamo Gabriele e basta perché altrimenti io ho qualche problema. Metto le cuffie per sentirlo perché altrimenti mi può parlare finché vuole, ma non sento nulla. Vai pure, Gabriele, siamo pronti a giudicarti. Eccoci qua, ciao a tutti iscritti e non iscritti al canale. Io ho Ciao. deciso di non inquadrarmi, non so se per privacy, comunque ho Ok, deciso di ci andare sta, ci subito al sta, ci sta. sodo. Sono Andiamo al Gabriele sodo. da Cremona. Da Cremona non è il cognome, ma è la ubicazione geografica. Questo è il mio set Immaginavamo. casalingo. Ci Dico starebbe anche come casalingo perché ne cognome. ho anche un altro di una saletta prove, sempre qua a Cremona, un po' più elaborato e grande. Ok. Batteria, adesso ci passiamo un po' Carina, intorno. eh? Tamastar Adesso, Classic in acero. ok. Modificata però. Finitura verde acquamarina Ma tra bella. il 96 e il 2006, questi sono tutti fusti fine anni 90, Ok. inizi 2000, Con il one piccoli, buca per la cassa 10, davanti. 12, 16, cassa da 20, Ok. rullo, insonorizzati con trigger, pelli mute, Ok. anche E i piatti piatti, silent, quelli di sono gli Zildjian. L80 della Zildjian, quelli che fanno Anche il meno China, rumore. con il libro di Dado, tra l'altro. Con tutto il meccanismo di centralina sia Zildjian che quella per i trigger dei Ok, tamburi, due perfetto. Ottoban come percussioni, Quelli che però cuffie, suonano, quelli non ovviamente sono tutto il triggerati. seggiolino, il tappetino, rack, tutto Tama. Ok, perfetto. Zildjian e Come già Tama, quindi detto, sei. rullo 14, tom 10, tom 12. 12, timpano da 16. Yes. I due Octoban da 6, i piatti Certo. sono Charleston da 14, Crash 16, Crash 18, Ride Ride 20. 20 e un altro China. China da China 20. Silent non ho, In tutto China ci sta uno Silent non l'ho spazio mai di provato. 1,30 m per 1,60 m, quindi Ok, un quindi ombre minimo. La stanza è certo. una stanza al quarto piano di un contesto condominiale, sono in un Ok. appartamento Tipo in mansardato mansarda, e qui è ok. libero su 3 lati e mezzo, quindi il rumore non è No, eccessivo. certo, Poi ottimo. chiudendo le due porte, chiudendo questa porta più l'altra, Sì, beh. veramente l'ingombro è proprio minimo. Adesso Non volevo fare male, una non male. prova, se riesco, per farvi vedere proprio il rumore, accendo un attimo un Ah, ottimo, ottimo, misuratore ottimo, mi piace. di decibel. Mi piace questa cosa, col Provo a misuratore di dare due decibel. bacchettate e vi faccio Subito. vedere che proprio il rumore è Super veramente attrezzato, minimo. devo dire. Mettiamolo qua. Ok, vai, Adesso 50 sto decibel. parlando. Sì, cresce proprio di poco, devo dire. Cioè Questo è va, il rumore che non si arriva sente giusto, giusto a 70. dall'esterno. 60-70 decibel.
Fa quasi più rumore massimo, la non ho dato voce punti alla che la cassa perché batteria in sono realtà. in piedi. Comunque Ok, vedete che sì, per essere una non niente soluzione un male. po' fai da te, casalinga, ho preferito questa a tante altre soluzioni perché il box mi sarebbe costato come un Vabbè, no, garage alla certo, fine, i preventivi assolutamente. ricevuti erano pazzeschi, Certo. stiamo parlando di anche 20.000 euro Mamma per mia. dei box seri, stanza nella stanza non se ne parlava perché un domani questa stanza potrei utilizzarla per qualcos'altro. Certo, ci sta. Poi E diventa quindi per comunque più limitare il piccola, quindi. rumore e il disturbo ai vicini, essendo in un contesto condominiale, in un appartamento, la mia scelta è ricaduta, insomma, con qualche migliaio di euro tra tutto compreso, Certo. si riesce ad avere un buon compromesso. Da Che fuori però si sente comunque puoi poco usare, e in decidere cuffia poi. invece posso settare magari i suoni che dei batteristi più famosi che mi esaltano un Certo. po', come Simon Phillips, Billy con aiuta. Figo. Stewart Copeland e compagnia bella, anche per i piatti ho l'apposita centralina che posso settare il Ah, anche i sound piatti che non più avevo mi visti. Sì, piace. anche i piatti Ultima sono già panoramica, poi dichiarati. chiudo e Bello. lascio a voi eventuali dubbi, domande, perplessità, consigli e Assolutamente. considerazioni del caso. Spero di essere Assolutamente. stato abbastanza esauriente, se avete da chiedere, chiedete pure. Ciao a Ok. tutti, di nuovo da Ciao. Gabriele da Cremona. Ciao Gabriele da Cremona, grazie mille. E allora, ovviamente, se qualcuno ha qualsiasi dubbio di qualsiasi tipo, scrivete tutto nei commenti, così almeno se Gabriele vede, eccetera, vi può rispondere. Questa è veramente un'ottima soluzione. Complimenti per il lavoro. Perché comunque è una batteria normale, nel senso è una batteria acustica, tra virgolette, trasformata in elettronica. Ovviamente la questione del box è difficile, più che altro perché i costi sono molto elevati, farsi una stanza nella stanza all'interno della propria casa vuol dire comunque restringere tutta la stanza, perché ovviamente una stanza nella stanza, per forza, la seconda stanza verrà più piccola, e poi comunque i costi devo dire che sono elevati anche lì. Quindi in questo modo, se sei riuscito a trovare il tuo modo per riuscire a suonare tranquillamente, anche appunto come diceva, cambiando i suoni, eccetera, perché comunque tra l'altro appunto ha anche messo i trigger ai piatti, quindi molto 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 carina come cosa. Allora andiamo avanti con Giuseppe Garzia, che dire, direi vai Giuseppe, siamo pronti. Eccomi qua, Gnasco, caro amico, Svizzera. a rispondere un Ciao. po' al tuo invito di presentare quelle che sono le nostre passioni, la Ecco, mia batteria. perfetto. Quindi sto scendendo giù in questo Seminterrato? spazio che mi sono riservato Non sappiamo. per portare avanti questa passione che dura ormai quasi da 40 anni. Ok, molto bene, Ecco, molto bene. attenzione che entriamo in questo localino, bello buio. Eccolo qua. Ta-dam! Luce, Eccola qui, perfetto. lei è la mia batteria acquistata. Ok. Vedo che non c'è solo la batteria, eh. Esattamente, mi sfugge, ma Ok, siamo ma lei è verso la scritta fine qui degli sopra. anni 90, insomma era 98, 97, perfetto. 99. Questa batteria, quando l'ho acquistata, era accompagnata dal modulo TD10, Ok, quindi che sì, purtroppo vecchiotto. un bel giorno mi ha salutato E quando vedi. lo accendevo, suonava per i fatti suoi. Ah, perfetto, Allora, dopo aver ottimo. sentito la tua recensione sulla TD17, invece di rischiare di spendere un patrimonio per la riparazione, Certo, ho ci sta. acquistato questa qui nuova. Ci sta, ti trovi E un bene? altro acquisto Non lo fatto sappiamo, dopo ma una penso tua di sì. Ok. recensione è questo qua. Il pedale Iron Cobra della Tama, visto che il mio, che oramai anche lui, dopo quasi un trentennio di Beh, duro lavoro, ci sta, cosa fa? poveretto. Collava. Ci sta dopo 30 Quello anni. è anche un vecchio Hyatt, sempre Roland. combinato alla centralina TD10, che sta riposando in pace qui dentro. Io faccio fatica a liberarmi dei miei strumenti, anche se non vanno più. Beh, anch'io Questa qui, purtroppo, guarda lì, buttare via la roba è sempre un che problema. bei settaggi che aveva, molto, già all'epoca era una Eh beh, fra Roland è le sempre super centraline avanti su queste cose. più professionali, si può dire. Volevo fare una spesa, farla bene, ma Giusto. infatti ha durato quasi, quasi 30 anni. Direi che il suo l'ha E fatto. la batteria, Quindi è una Roland che comunque, è rimasta la stessa. si compone
PD7, PD10, non mi ricordo neanche più. Ok, queste sono le pelli mesh di Roland, ancora originali. Fanno ancora anni. Parte del set originale. Mamma mia. E all'epoca che suonavo in una chiesa, proprio così. Okay. Io ho comprato la batteria prima per una passione musicale mia, poi ho avuto una possiamo dire, una crisi mistica. Certo, assolutamente. Ho dato la mia vita a Gesù. La passione per la musica è rimasta, e dal momento che in un locale culto, in una chiesa, che è un ambiente comunque piccolo, suonare una batteria acustica in un locale, certo, dove ci sono fasce di età che vanno dai bambini fino alle persone anziane, è ovvio che bisognava, sì, avere un equilibrio, diciamo, musicale, non esagerare. E suonare su una batteria acustica, che avevo un piumino dentro nella cassa acustica, avevo incollato delle moquette sui tom, okay, e quindi era come suonare sul mattone. Quindi okay, ho optato per passare, mio malgrado, ad una batteria elettronica. Però sei trovato il giusto compromesso. Una D-Drums, se ricordo bene. Ok, eccola lì, lassù. Quattro suoni. Vabbè, sì, ci sta. Molto mal fatti, molto mal campionati. Sarà qualche anno. Stavo perdendo la voglia di suonare, quindi, certo, dicevo, lo faccio un acquisto serio, se no è inutile continuare a suonare la batteria. E quindi passai su quella che all'epoca si può dire che era il top della gamma fra le batterie elettroniche, con un'ottima campionatura e anche con una buona dinamica, certo, anche se si avvicina molto poco ad una batteria acustica. Beh sì, sono anche altri anni. Questo recente. Ci sta. Liat, ok, con il sempre pedale. Questi invece sono i suoi tom originali, che sono sono dei pad che sono abbinati al suono dei crash. Quindi questo probabilmente è uno splash. Prima c'era il tom e poi... Questo invece è uno splash originale, la Istanbul, e questo invece è il ride. Io ho un flat ride di questa serie, la serie 2002, bellissimo. Ok, un attimo. Prima... Probabilmente quindi quei tom di gomma erano quelli della batteria originale, e poi dopo ha preso la batteria, la TD17, avevo capito solo il modulo all'inizio, invece TD17 con i pad mesh e i pad in gomma li ha utilizzati come piatti. Credo di aver capito così, se non ho capito scrivetemelo qui sotto nei commenti. Ma mi sembra che possa funzionare come cosa. Andiamo avanti. Che riuscire ad abbinare un suono acustico con un elettronico non è sempre facile. Io qua ogni tanto ci provo. Giusto. Quello è il mixer dove miscelo tutti i suoni. Di dietro c'è un piccolo multi effetti della Lesis con cui suono la chitarra. Ah, ok, sì, l'ho vista prima. Dietro della P-Way. E qua è il PC, dove ho le basi musicali, dove ogni tanto registro ciò che faccio. Ok. Per ascoltare dove sgarro, se sto a tempo, è la cosa, fare, è la cosa giusta. Registrarsi sempre la cosa migliore. Che non sono ben allineate col tempo. Ok, molto bene. Caro Luca, ovvio che i puristi rimangono fedeli all'acustica. Vabbè, pazienza. Io purtroppo non ho potuto mantenere... Ci sta. Purezza di suono, affidandomi all'elettronica, alla campionatura, però devo dire che dà le sue belle soddisfazioni. Ci credo. Anche questa V-Drums. Anche perché... Che comunque abbastanza fedelmente riproduce anche la dinamica di un tom acustico. Aspettate un attimo. Anche questa? Anche questa V-Drums. Ok, anche questa V-Drums, quindi... Abbastanza fedelmente... Riproduce anche la dinamica di un... Scusate, mi sono un po' perso in questo video. Sarà mai tanto ma bello, per colpa mia, non per colpa sua. Come un tom vero, come una batteria vera, ma però insomma, fa suo, tra il non suo. Suonare, esatto, oppure accontentarsi di poter avere uno strumento del genere, che io insomma lo considero un eccellente strumento, un'eccellente via di mezzo. Certo. Questo mi ha dato la possibilità di, anche dopo 30 anni, continuare a suonare la batteria. Oggi quella è la cosa più importante. Non sono più con una band, me ne sto qui in quello che è la mia cantina, molto disordinata, piena di... Quella penso quella di tutti.
faccio. Anche questa è una tastiera che anche lei c'ha più di 30 anni, acquistata penso a metà degli anni 90, ma suona ancora perfettamente. Quindi polistrumentista, diciamo. Non so cosa farne, la tengo lì e ci sono affezionato. Tienila, tienila come ricordo. Il mio bel pedale, sia quello della Cassa e sia quello dell'Hyatt. No, ma per i non si vendono, Luca, non si buttano. È sempre un piacere stare a sentire i tuoi video, i tuoi tutorial che mi hanno aiutato a scegliere un bellissimo pedale e anche un'ottima centralina in sostituzione della T10 che non ce l'ha fatta più a seguirla. Un caro saluto e insomma continua sempre così, ottimi i tuoi tutorial, fa veramente piacere sentirti tutte le volte. Buona continuazione, caro Luca. Grazie. Ciao. Mille. Grazie mille veramente, Giuseppe. E quindi, allora, intanto grazie mille veramente, perché mi fa molto piacere se ti sono stato d'aiuto. E mi è piaciuto questo video perché anche qua in qualche modo c'è stato un problema, c'è molto spesso questa cosa e per noi batteristi è spesso un problema il nostro strumento, perché dobbiamo in qualche modo riuscire a gestirci sia come spazi, sia come suoni, sia come rumore tutto, e sia anche in base alla gente per cui andiamo a suonare. Quindi lui ad esempio si è trovato a dover suonare in chiesa, a non poter suonare troppo forte, si è trovato con una centralina che l'ha lasciato e quindi si è messo lì e si è creato una batteria completamente diversa da quella a cui lui era abituato, e ha fatto un ottimo lavoro perché comunque ha tanti suoni, è riuscito a implementare la batteria con i piatti acustici, quindi veramente ottimo. Lo dico ogni tanto nei video, dato che è una cosa particolare, se vuoi mandare un video in cui suoni, Giuseppe, più che volentieri, se vuoi magari spiegarci anche come registri tutto quanto, e in generale questo lo potete fare tutti, anche mandarmi qualche video suonato, ma vi chiederei non solo suonato, cioè anche in cui spiegate magari come riprendete, come registrate, quali sono i microfoni, eccetera, 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 perché potrebbe secondo me essere molto, molto, molto interessante. Adesso andiamo avanti con Pino di Vigevano, che ha mandato due video, quindi credo che siano due video spezzati, vediamo un po'. Vai Pino, questo dura 30 secondi, quindi credo saluti solo, ma vai Pino. Eccolo qua. Ciao Luca. Ciao. Sono Pino. Volevo farti vedere il mio piccolo studio. Certo. Non ho una batteria, ho solo degli allenatori, okay, però okay. Sono molto efficaci. Più avanti prenderò una batteria elettronica, sto solo scegliendo il modello. Certo, ci sta. In casa, perché purtroppo una batteria acustica ci vuole sia il posto e che la gente non disturbi la gente, perché è un problema serio. E il fatto di non farti odiare dalla gente. Ok, qui ha cambiato la camera, quindi ha messo la camera frontale, no, da frontale è passato all'altra, vabbè. E andiamo pure, video super breve perché appunto penso ci faccia vedere i pad. Ok, ecco sì, qua. Ecco il mio piccolo studio. Perfetto. E dentro sono incassato dentro un cunicolo, una specie di nicchia, sta, però è molto efficace. Ti assicuro che è utile, è un angolo proprio piccolo studio. Lì non hai distrazioni, sicuramente. Uso come pedali per l'Eliminator, sono molto belli, mi piace un sacco, è il mio allenatore. Ok, molto come bene. Vedi? Ha un cuscino. Ottimo. Come pad della cassa. Ciao. Direi. Ha un qui c'è un mattone per non far andare avanti il pedale. E comunque questo a me piace tanto questo pad qua. Questo pad Pro Logix qua è veramente bellissimo, ma in generale i pad Pro Logix sono veramente veramente molto molto interessanti. Ce ne sono di vari tipi, alcuni più morbidi, alcuni più duri, quindi con più rimbalzo. Andatene a vedere, perché Pro Logix sui pad fa delle robe veramente fighissime. Detto questo, grazie mille Pino per questo video. E ovviamente quando deciderai la batteria elettronica da comprare, se vuoi fammi un altro video in cui mi spieghi la tua batteria, la tua nuova batteria. E allora andiamo ancora avanti, ne guardiamo ancora uno brevino anche questo di Amaranto Mattia. Ok, quindi vai Mattia.
Luca, io sono Mattia. Ciao. Ti faccio vedere il mio set. Allora, sei batterista super giovane. Una Mirage. Non ti so dire le grandezze, però è una batteria per bambini che mi avevano regalato. Okay. Ci sta. Ho un Crash. Un Charleston. Charleston. Portabacchette, piccolino, mi sono bello. Costruito io. Ah, grande. Figo. E poi uno qui ho stack, dei piatti tipo. Che erano di una vecchia batteria vintage e okay. Li ho riutilizzati. Hai fatto tipo uno stack con qui piatti insieme. Qui ho il rullante. Ok. Non è tutta montata, manca solo il rullante perché domani devo andare via, quindi me lo porto perché così mi esercito un po'. Giusto, giusto. Che voglio mandare giusto. Questo video perché è già un po' che ti seguo e ho visto gli altri video, mi è piaciuto soprattutto quello della DV. Okay. Ciao, uno questa dei primi, è la mia batteria e se mai mi puoi inviare una risposta. Eccola qua la risposta, quindi grazie mille. Grazie mille Mattia. Lui ha questa batteria piccolina e però la sfrutta al 100%, infatti prende il rullante quando va via così può continuare a studiare eccetera eccetera e magari appunto che dato che sento che è un batterista super super giovane continua su quella batteria lì finché a un certo punto magari deciderei di fare il passaggio successivo e magari prenderti una batteria più grande e per, in base a quello che serve per te in quel momento, però complimenti, bravo, mi piace che ci dai dentro. Quindi ragazzi, abbiamo visto 4 video oggi, come al solito voglio ringraziare tutti, quindi voglio ringraziare Mattia che abbiamo visto adesso, Pino, Gabriele da Cremona, lo diciamo perché ormai lui è Gabriele da Cremona, cioè ormai il tuo cognome è da Cremona, perché me l'hai scritto, hai detto non è il mio cognome ed è diventato automaticamente il tuo cognome, quindi grazie Gabriele da Cremona e grazie Giuseppe Garzia per questo video. Ovviamente vi ricordo che se volete mandarmi i vostri video lo potete fare, fate il video col cellulare e poi lo andate a inserire nella cartella che trovate qui sotto in descrizione, c'è un link, cliccate e mettete direttamente sopra il video, potete farlo da computer, potete farlo da cellulare, non dico il video, dico il passaggio da video, del video all'interno della cartella, potete farlo come volete. Io con questo la chiudo qua. Fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è stata la batteria che più vi è piaciuta, anzi troviamo un modo come abbiamo già fatto l'altra volta per trovare un commento, scrivetemi Gabriele da Cremona nei commenti. Io con questo finisco qua il video, mi raccomando iscrivetevi al canale se vi va, sotto c'è anche il mio sito Gastrodrums dove ci sono i corsi e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!